È quasi completamente distrutta Città della Scienza, Bagnoli, dove ieri sera è divampato un incendio probabilmente doloso. Per Napoli un'ennesima gravissima ferita. Centinaia di posti di lavoro a rischio sconforto a Bagnoli, dove Città della Scienza era l'unico presidio culturale nel mondo scientifico napoletano e non solo. Istituzioni in campo alle 17, unità di crisi in prefettura. Questa mattina consiglio comunale straordinario. Lutto per la scienza e la cultura della città, dice De Magistris. Nelle tende allestite in villa comunale la notte delle famiglie sfollate dopo il crollo sulla riviera di Chiaia. Indagini in corso per chiarire le cause. L'infiltrazione d'acqua resta l'ipotesi più accreditata. Forte tensione e protesta degli abitanti del quartiere. Buon pomeriggio, una giornata terribile quella di ieri per Napoli. A poche ore dal crollo di uno storico palazzo della Riviera di Chiaia, un'altra drammatica emergenza. In tarda serata Bagnoli in fiamme, Città della Scienza, unico presidio scientifico e culturale nella periferia occidentale, polo di innovazione di strategica importanza per l'intera città. L'ipotesi più accreditata purtroppo, quella dell'incendio doloso. Tra poco vedrete in sovrimpressione il numero di conto corrente per devolvere fondi. Scusate, pronto? Va bene, lancio su. Qui. In favore di Città della Scienza, dove in diretta per noi c'è Maria Laura Massa. Si leva ancora un poco di fumo da quello che resta da Città. Buongiorno, di nuovo, si leva ancora un po' di fumo da quello che resta della Città della Scienza. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro da più di 16 ore e c'è rimasto soltanto lo scheletro di quello che è il gioiello culturale per antonomasia da 20 anni, a Bagnoli, sull'area dell'ex Italsider, sotto sulle ceneri dell'industria. Un avamposto della divulgazione scientifica e della conoscenza nell'Italia, nel mondo intero, come dicevi Antonella, e come più volte ha sottolineato il Presidente della Repubblica Napolitano. Veniamo ai danni: completamente distrutti il museo, lo Science Center, il magnifico planetario che richiamavano, pensate, oltre 350.000 visitatori ogni anno. In fumo praticamente tutta la struttura che affaccia sul lato mare, si salva soltanto il teatro. Le fiamme hanno divorato 6 capannoni per circa 12.000 metri quadrati. Sono danni materiali per oltre 20 milioni di euro. Con noi Luigi Amodio, direttore di Città della Scienza, Fondazione IDIS. Amodio, danni incredibili, è una ferita profondissima non solo per la città di Napoli ma per l'intero paese, come ha sottolineato tra gli altri, tra i tanti che sono venuti stamattina qui in processione a portare la loro solidarietà, anche il segretario della CGIL Epifani. Sì, sicuramente un durissimo colpo, io non sono ancora in grado di quantificare i danni, ma il danno morale è un danno enorme, è il lavoro di decenni bruciato in poche ore, anche se noi, e questo è il messaggio che io voglio lanciare con forza alle istituzioni e ai cittadini, non abbiamo alcuna intenzione di tornare indietro, abbiamo intenzione di continuare le nostre attività. Lo diremo tra pochissimo, Amodio, intanto mandiamo in onda le immagini terrificanti dell'incendio divampato ieri sera alle 21.30 nel giorno di chiusura della struttura. Per fortuna dunque non c'era nessuno, i focolai diversi, tutti distanti da loro, sono tutti sul lato mare, quello invisibile diciamo dalla strada. È una delle condizioni, dei fattori che tende a far ipotizzare quella che per ora è la pista peraltro più accreditata del dolo, incendio doloso, come ha sottolineato anche il sindaco De Magistris, come vedremo più tardi. Sullo sfondo anche forse appetiti speculativi che sempre hanno insistito su questa zona, chi potrebbe volere la morte di Città della Scienza? Guardi, io su questo aspetto parlerei personalmente, per il ruolo che ho, nel momento in cui avremo notizie certe. Sicuramente io non credo che qualcuno possa avercela con Città della Scienza, credo che quest'atto, se si mostrerà un atto doloso, è un atto nei confronti della città. E infatti la città è a lutto, lo sono i 160 dipendenti, la gente del quartiere, sentiamo subito le voci raccolte a caldo da Rino Genovese. Io gestivo il Science Store, il negozio interno del museo. Quindi cioè, ho perso tutto, la merce, tutto quello che c'era nel negozio, quindi tutta l'intera attività.
è una cosa, un colpo durissimo inferto secondo me alla città, al territorio. Un altro rudere che sommiamo al degrado di tutto il resto e altre 200 persone che ritornano a casa e che non hanno più un lavoro. Un'altra possibilità levata alle migliaia di bambini, di ragazzi che venivano qua. Non è possibile. Aiutavo e partecipavo all'allestimento delle nuove aree espositive. Adesso però è finito tutto, finito anzitempo. Ci arrivano attestati di stima da qualsiasi parte d'Europa. Io tra poco sto partendo. Fortunatamente il lavoro continua, devo andare a Bruxelles per un meeting con altre realtà di musei scientifici e andrò a portare l'appello di solidarietà che chiediamo per ricostruire Città della Scienza subito. Abbiamo chiesto immediatamente al Presidente della Regione di attivare da subito un tavolo di crisi su questa vicenda, nell'attesa di capire cosa sia successo e gli accertamenti che sono in corso. Ammortizzatori sociali per un evento imprevisto ed imprevedibile, quindi questo mi sembra la prima cosa per mettere in sicurezza i lavoratori, non solo quelli che lavorano ma anche l'indotto, perché vorrei precisare c'è un indotto. Aspettiamo anche i risultati dell'indagine e ripartiamo da domani mattina. Io penso che il Presidente della Regione debba essere protagonista nel ripartire da domani mattina e questa vicenda è una vicenda nazionale che deve avere l'attenzione, diciamo, che merita. E sono ora riuniti in assemblea i lavoratori, si è bruciato lo spirito ma non il, si è bruciata la materia ma non lo spirito, non il sogno, ha detto loro il fisico Vittorio Silvestrini, padre fondatore di Città della Scienza 20 anni fa. Allora ascoltiamolo nell'intervista insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni, delle interviste raccolte da Giovanni Messina. A chi poteva dare fastidio Città della Scienza? La consapevolezza che Città della Scienza, come dire, suscitasse non solo adesione, non solo partecipazione entusiastica, ma anche da parte di qualcuno, rappresentasse un motivo di invidia, di, non lo so, di rigetto. Questo c'era, ma da qui a pensare che qualcuno volontariamente abbia voluto incendiare questa struttura e consumarla, ce ne corre. Io spero, so che chi fa queste cose per mestiere lo sa far bene, farà tutte le indagini più approfondite, troverà i risultati, a quel punto tireremo le conclusioni. Io stamattina ho portato a scuola mio nipote, 10 anni, mi ha detto nonno, ma Città della Scienza con le lacrime agli occhi, cioè è una cosa che colpisce tutti. Peraltro un attrattore culturale formidabile, una delle più grandi invenzioni napoletane degli ultimi decenni, bisogna reagire. È una ferita che deve essere rimarginata immediatamente, noi ci siamo immediatamente consultati, l'assessore Trombetti, il vicepresidente De Mita, e abbiamo già oggi una riunione straordinaria per cercare di dare un percorso virtuoso che in tempi brevissimi possa risolvere questa situazione. Lavoro qui dal 1991, oggi è un giorno di lutto e di dolore per tutti i lavoratori di Città della Scienza. Il futuro per loro? Città della Scienza. Noi vogliamo ripartire, ripartiamo proprio da qui, vede, alle nostre spalle c'è Corporia che è l'ultimo pezzo di Città della Scienza, doveva essere il museo del corpo umano, è un cantiere fermo, io sono convinto che il Presidente Caldoro appunto nelle prossime ore riuscirà a riaprirlo. E qui può essere appunto in poco tempo, possiamo ripartire. E dunque appello alle istituzioni ma anche alla società civile affinché dia una mano, vedete il numero, l'avete visto in sovraimpressione, a mo' Dio, un appello, un ultimo appello. Sì, l'appello è quello a sostenerci moralmente, noi stiamo ricevendo messaggi da tutto il mondo, questo ci fa molto bene e ci dà la forza per andare avanti, ma abbiamo bisogno anche di un sostegno concreto sul nostro sito web che tra poco sarà di nuovo online e invece sulla pagina Facebook di Città della Scienza trovate il nostro IBAN, per noi è molto importante che ci siano delle sottoscrizioni concrete per ricostruire Città della Scienza. Con questo appello vi restituiamo la linea.
Grazie a Maria Laura Massa e al suo ospite. Istituzioni in campo alle 17 unità di crisi in prefettura con rappresentanti di regione, comune, fondazione IDIS. Ascoltiamo il prefetto nell'intervista di Enzo Calise. Stanotte un incendio che ha praticamente distrutto Città della Scienza, Città della Scienza che era individuato come un volano di sviluppo economico e culturale di questa città. Sì, dicevo una giornata molto negativa da questo punto di vista, perché quest'altro avvenimento si è aggiunto a quel crollo di quell'ala di palazzo che aveva già ferito nella mattinata questa nostra città. È un danno anche importante perché, come le diceva, era un volano apprezzato a livello internazionale, che dava lavoro, speranze e prestigio anche alla nostra città al di là dei suoi confini. Direi che occorre su questo tema che ci sia immediatamente una coalizione positiva da parte di tutte le istituzioni che possono davvero cercare di far trasformare questa, che certamente è una disgrazia, in una opportunità di sviluppo e di rinnovamento. Per oggi già sono previste delle riunioni? Sì, abbiamo già una riunione del primo pomeriggio, una riunione di preparazione, una riunione tecnica, comunque già a livello molto elevato, che verrà appunto quale percorso si può immaginare per tutti insieme significa tutte le istituzioni interessate, andare incontro a queste, alle necessità della fondazione, andare incontro al futuro anche dei lavoratori. Si apre anche un fronte dal punto di vista occupazionale. E certamente, ci sono degli addetti che vivevano già una condizione di disagio ciclica, mi dicono gli uffici, dovuta anche evidentemente a difficoltà complessive nell'erogazione degli stipendi, dei salari, ma a questi bisogna pensare pure, naturalmente in via prioritaria, perché intanto sono loro che l'hanno fatta grande. E questa mattina Consiglio Comunale straordinario, Massimo Calenda. Ieri per Napoli è stata una giornata infernale. Pure drammatica, veramente, dalla mancata strage che poteva essere la Riviera di Chiaia, comunque una vicenda traumatica, al devastante incendio alla scienza e alla cultura della nostra città. Veramente una giornata drammatica e sconvolgente, dalla quale però bisogna ripartire con grande determinazione, coraggio, bisogna stringersi. L'immagine molto toccante di ieri, vedere i vigili del fuoco che lavoravano senza sosta insieme alle forze dell'ordine, insieme ai volontari, hanno lavorato rischiando la pelle nelle prime ore ieri mattina, per esempio a Riviera di Chiaia. Quella è l'immagine della Napoli che ci vuole, cioè bisogna aprirsi, essere più uniti, più solidarietà e più forza. Questo è del resto il cuore di Napoli. Sindaco, però i due incidenti, cioè sia quello della Riviera di Chiaia che quello di Bagnoli, forse sottintendono una mancanza di controlli da una parte alla Riviera di Chiaia, dall'altra parte anche a Bagnoli, cioè doveva esserci una vigilanza 24 ore su 24. Affidiamoci completamente alla magistratura per le indagini più complete e approfondite possibili, poi anche ognuno farà i suoi accertamenti, i suoi approfondimenti. Anche io sono stato stanotte appunto a Bagnoli, sono stato alla Riviera di Chiaia fino a stamattina all'alba, però su Bagnoli insomma a me pare una vicenda dolosa, bisogna capire bene, perché insomma sembra una mano criminale, almeno su Bagnoli, insomma un incendio così devastante. Subito è scattata una gara di solidarietà, anche la RAI in campo per dare il suo contributo, vediamo. Napoli sta vivendo ore davvero molto difficili, per non dire drammatiche, terribili. Prima il crollo dell'intera ala di un edificio nel cuore della città, poi lo spaventoso incendio di Città della Scienza in quella Bagnoli, che doveva essere un volano per il riscatto e il rilancio della città, ma che invece è lì con tutti i suoi problemi. Quanto accaduto a Città della Scienza è un fatto gravissimo, una ferita profondissima per l'intera città e soprattutto per i nostri ragazzi, i nostri bambini, che sono sempre stati i principali fruitori di questo straordinario presidio culturale. Ricordo ad esempio la visita nel gennaio del 2007 del presidente Napolitano, le sue parole di apprezzamento per il lavoro svolto a Città della Scienza dalla parte delle nuove generazioni. Vedremo che cosa è davvero successo, ma al di là dell'accertamento delle responsabilità mi preme sottolineare che Città della Scienza non può essere lasciata sola. Da oggi l'intera redazione giornalistica, con l'appoggio dell'intero centro di produzione della RAI di Napoli, partirà con una
una campagna informativa mirata a rilanciare, a restituire ai nostri giovani Città della Scienza. Lo facciamo e lo faremo con il cuore, lo dobbiamo ai nostri ragazzi, ai nostri figli, ai nostri nipoti. E ora passiamo a un altro gravissimo, l'altro gravissimo fatto accaduto ieri a Napoli, il crollo di un'ala di uno storico palazzo sulla Riviera di Chiaia. Questa mattina alta tensione tra gli abitanti del quartiere. Per noi sul luogo del crollo è collegata in diretta Francesca Coppola. Sì, Antonella, quello che vedete alle mie spalle è ciò che rimane dell'edificio di tre piani crollato ieri in Riviera di Chiaia, della facciata che si è sbriciolata intorno alle 10, rimangono cumuli di macerie. Ieri i vigili del fuoco, sapete, hanno scavato tra queste macerie, fortunatamente nessun ferito. Le scosse che si sono verificate prima del crollo hanno permesso la fuga miracolosa agli inquilini dello stabile ristrutturato di recente. Tutti salvi dunque, ma oggi cresce la paura, il giorno della tensione e del disagio. Fino a pochi minuti fa qui ci sono stati momenti di forte tensione, una cinquantina di inquilini del palazzo crollato hanno prima inveito contro questo cantiere della linea 6 della metropolitana che è a pochi passi da me, vicino all'edificio crollato, hanno provato a forzare l'ingresso, poi hanno bloccato per protesta viale Gramsci con dei guardrail e poi si sono piazzati in pratica a bloccare tutto il flusso dei veicoli che era sul lungomare. Quindi ci sono stati momenti di forte tensione con un blocco totale del traffico. È il momento dell'esasperazione, ci sono i centralini dei vigili del fuoco in tilt oggi, i residenti vogliono rassicurazioni sulla sicurezza delle loro abitazioni, manca l'acqua per circa un chilometro nel raggio di questa area, quindi coinvolge questo disagio migliaia di persone. Sono stati evacuati anche tre edifici adiacenti e gli esercizi commerciali che affacciano in Piazza della Repubblica. Intanto stamattina una commissione di tecnici del Comune ha effettuato sopralluoghi, così come periti del Tribunale di Napoli. Si prova a capire quale sia la pericolosità della falda acquifera naturale che ha scavato una cavità sotto al palazzo e la presenza di questo vuoto, delle possibili infiltrazioni, e tra le ipotesi della causa del crollo, tra le ipotesi anche l'azione dei lavori del cantiere della metropolitana 6, della linea 6, contro la quale hanno inveito i residenti. Proverà poi a ricostruire tutto la Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Intanto stamattina sono state riaperte le scuole dell'area e a disposizione degli sfollati ci sono tende nella villa comunale. Da oggi il Comune ha messo a disposizione anche dei posti, degli alloggi in alberghi. Intanto io cedo la linea a Valeria Capezzuto e poi la linea torna allo studio. Sì. Vi hanno detto dove vi possono sistemare o non ancora? Da nessuna parte, perché gli alberghi non ci vogliono, perché il Comune non paga. Voi quanti ne siete? Io, noi ne siamo, sono 8 più 2, 11. Quindi marito, moglie e 8... E poi c'è mia figlia incinta di 9 mesi. Abbiamo dormito in un albergo, siamo andati fino al Varcaturo con due bambini piccoli, abbiamo pagato pure un sacco di soldi, che poi noi i soldi non ce li abbiamo. Il Comune ci ha chiesto di allestire questa mini tendopoli, tutta la notte abbiamo lavorato con i volontari in più turni, abbiamo dato generi di prima necessità, acqua per lavarsi e naturalmente per bere, abbiamo cercato di aiutare le persone. Brandine, coperte, anche per qualcuno dei vestiti, abbiamo cercato di dare una mano in questi momenti che sono sempre terribili per le persone. Voi di che scuola siete? Maria Pagano. Ci hanno fatto uscire perché l'acqua non c'era e quindi non era possibile poi restare a scuola. Dalle 10 non c'era acqua, gas, luce, niente. Ci sembra che ci stanno un po' abbandonando e non abbiamo risposte. Qua ci sono negozi, ci sono persone che stanno a dormire nelle tende a casa dei familiari. Non abbiamo più come andare avanti. Nessuno vi ha detto qualcosa? Non sappiamo nulla. Ci hanno dato bottiglie d'acqua per bere, non ci possiamo lavare, non possiamo fare niente, come ci laviamo? Per esempio questa cisterna? Questa cisterna è per persone che hanno le botteghe qua, ristoranti, pizzerie, ma noi cosa possiamo prendere l'acqua e ci laviamo in mezzo alla strada? Diamo un'informazione, è stato riaperto Viale Gramsci.
Certo, abbiamo riaperto il viale Gramsci provenienza da San Nazaro, riattivato, ripristinato il doppio senso sulla via Caracciolo e praticamente tutte le auto che prima transitavano sulla riviera di Chiaia direzione Piazza Vittoria potranno utilizzare questo percorso che è il vecchio percorso prima dell'essere della ZTL. Ecco appunto, quindi non più ZTL via Caracciolo, la barriera però dov'è? Perché è chiusa ancora via Partenope. Sì, in effetti i veicoli arrivati a Piazza Vittoria dovranno girare per via Arcolè e prendere il tunnel, mentre abbiamo una barriera su via Partenope che rimarrà ancora la zona chiusa al traffico. Aggiornamenti nella prossima edizione del telegiornale. Buon pomeriggio a tutti.